E vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà. E questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita. Ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita. Buongiorno. Ma dove siete finiti? Ma io non ti... Ma accidenti. Ma ragazzi, ma... Buongiorno, ma non mi sembra certamente il caso di trovarci qui, ma in mezzo al prato. Ma forse proprio di questo vogliamo parlare oggi. Di queste piante un po' invadenti? Ma venite con me. Allora, buon lunedì e buona settimana. Certamente oggi non parleremo di una pianta ornamentale da mettere, ecco, certamente nel nostro tavolo in salotto, ma parliamo di queste piante che sono un po' invadenti, forse sono un po' esagerate, forse sono un po' inutili. Stiamo parlando della zizzania. La zizzania è un'erbaccia, ovviamente, ecco, quando si dice anche, nel modo di dire, che qualcuno semina zizzania, significa proprio fare un po' come queste piante qua, che non hanno nessun senso, sono fastidiose, ogni tanto vanno tagliate, altrimenti diventano più grandi anche del più alte del sottoscritto, però hanno da dirci qualcosa di importante, anche queste piante qui. Nel Vangelo si parla di un seminatore che appunto coltiva un campo di frumento. Ad un certo punto un'altra persona va e semina zizzania, cioè semina questo semino, ce lo possiamo immaginare, che produce queste piante qui, inutili. Ovviamente la zizzania inizia a crescere anche col grano e il seminatore saggio cosa fa? Aspetta il tempo della mietitura per tagliare, mietere ovviamente, e separare quello che è il grano dalla zizzania. Ovviamente è una fatica in più che il seminatore dovrà fare. Colui che semina la zizzania è colui che semina un po' la discordia. E può capitare nella nostra vita anche quotidiana che a volte siamo un po' seminatori di discordia, seminatori di magari buttiamo lì una parolina che forse è accompagnata da un po' di nervosismo, buttiamo lì magari una parolina o un gesto che magari appunto potrebbe far male all'altro perché magari non è pensato. La zizzania ci invade e a volte quando ci capita magari a tutti quanti di seminare zizzania facciamo un po' così, invadiamo la vita dell'altro. E allora dobbiamo chiedere al Signore il dono di un cuore che sia non in discordia, ma che sia concorde al cuore di Gesù. La discordia, nella parola discordia, cordis, c'è il cuore. Però discordia dice anche un cuore frammentato, un cuore che spezzato. Un cuore che, ecco, chi semina discordia, è un cuore che è il nostro, che divide altri cuori. Invece il nostro cuore deve essere concorde a quello del Signore, cioè conforme, cioè che deve assomigliare al cuore di Gesù. E vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà. E questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita. Ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita. Buongiorno.